È l'unica piazza che c'è a Erba, l'hanno trasformata in un parcheggio e è stata rovinata una piazza storica. Allora a questo punto è meglio che cambiano anche il nome della piazza, la facciano diventare parcheggio di piazza Vittorio Veneto o parcheggio di piazza Mercato, come le fa comodo. Piazza Mercato si trasforma in parcheggio, ma i residenti non ci stanno. Uno dei luoghi simbolo di Erba, che il giovedì mattina ospita appunto il mercato, diventa a tutti gli effetti spazio di sosta per le auto. Fino a poco tempo fa, spiegano dal comune, le vetture potevano posteggiare solo nel weekend e nel periodo di Natale. Dallo scorso dicembre l'amministrazione ha dato il via libera per parcheggiare anche in settimana. In questi giorni si sta posizionando la nuova segnaletica e ieri sono stati tracciati gli stalli bianchi, quindi gratuiti. Ma chi abita in zona non vede di buon occhio questa decisione. Una piazza come terminologia non sarebbe un parcheggio. Che deve essere libero, nemmeno una macchina. È il porticato, deve essere aggregazione, usarlo in un altro modo. Potrebbe utilizzare come fanno anche a Como, con i mercatini, con qualcosa che interessa alla città, con qualcosa che può essere culturale o anche sportivo. No, non mi piace così, perché una volta c'era una fontana che era molto bella e l'hanno tolta. E così è diventata una piazza di parcheggio. Forse fare un solo parcheggio non è il massimo, ecco, diciamo. Poche le voci fuori dal coro. È utilizzato come parcheggio durante il giorno perché ci sono degli esercizi commerciali vicino e quindi è logico che comunque sia utilizzata in questo modo. Durante il giorno che ci siano le auto parcheggiate, probabilmente per chi lavora è anche giusto. Dovrebbero un attimino incrementare qualcosa di più la sera, qualche organizzazione per ragazzi, adulti. Tutti, io in primis, vorremmo una piazza salotto e tale diventerà, afferma il sindaco di Erba, Marcella Tili. In questo momento però dobbiamo aiutare le attività della zona supportandole con i posti auto. Si tratta comunque di una soluzione temporanea. Nel nuovo piano di governo del territorio è stato infatti previsto un nuovo parcheggio nelle vicinanze della piazza. Al momento però, conclude, parliamo di idee progettuali. Comunque la piazza resta sempre a disposizione, dice ancora Tili, per le manifestazioni e gli eventi. Stiamo regolamentando i parcheggi sulla piazza, visto che ultimamente c'era il caos, aggiunge l'assessore ai lavori pubblici di Erba, Alessio Nava. I nuovi stalli saranno gratuiti, ma a disco orario di un'ora per favorire la rotazione. Per chi lavora in zona stiamo creando inoltre abbonamenti a prezzi calmierati. Voglio tranquillizzare anch'io gli erbesi, conclude, come ha detto il sindaco, una soluzione temporanea, e per delimitare gli spazi abbiamo usato una vernice ad hoc facilmente rimovibile che non danneggia la pavimentazione.